Partiti. Allora, adesso parlo io. Sono molto incazzato. Lazio-Inter, non ho voglia di parlare della partita, ma voglio parlare di come questa stagione sta prendendo una piega che davvero non è possibile. Mi spiace dirlo, ma quando il livello si alza, i margini di errore devono essere davvero bassi. E per creare i presupposti per avere dei margini di errori bassi, bisogna cercare di inserire tutti quanti i tasselli al loro posto, perché questa Inter ha dei problemi. Questa Inter ha dei problemi ormai da un paio di mesi, devo dire. È riuscita a reggere l'urto delle assenze in quel periodo di novembre, dicembre, ma adesso fa fatica, si fa una fatica bestia. I problemi quali sono? Fondamentalmente i problemi, secondo me, sono tre, ovvero che dei difensori che abbiamo non ce n'è uno cazzo, a parte De Vrij, che riesce a trovarsi bene e a proprio agio nella difesa 3. Non che questa sia una cazzo di scusa, assolutamente, per chi non è in grado di giocare nella difesa 3, perché giochi in Serie A, però bisogna anche ammettere che solamente un difensore si trova a proprio agio in quella difesa, perché Skriniar fa una fatica della Madonna. Sicuramente imparerà, perché è molto forte, però a noi interessa adesso. La seconda cosa è che con il 3-5-2 servono degli esterni davvero tosti. Secondo me siamo riusciti a prenderli anche più tosti di quelli che avevamo prima, però questo forse è anche il problema minore. Il problema più grave è che a questo punto, andando a rivedere i risultati delle partite che ha giocato l'Inter e andando a vedere anche il modo in cui ha giocato l'Inter in questa stagione, quasi certamente e molto probabilmente questa Inter era Stefano Sensi. Mi spiace dirlo, ma è la cazzo di verità, perché non è possibile che riusciamo a fare un gioco palla a terra bello, fare delle partite davvero gradevoli anche da vedere, che a parte che a me non me ne frega un cazzo del bel gioco, perché l'importante è portare a casa la partita, però sicuramente se giochi bene hai molte più possibilità di portartela a casa, sicuramente. Sensi era il motorino di quella cazzo di squadra, non c'è un cazzo da fare, era sotto gli occhi di tutti già da quest'estate. Basta, si è spaccato, non è più tornato, di conseguenza quando torna non è in condizione. È finito il giropalla dell'Inter, o perlomeno si è ridotto del 50%. Non lo so, sto dicendo delle cose, poi magari mi sbaglio, ma a questo punto è la cazzo di verità, c'è poco da fare. Perché non è possibile avere un centrocampo a 5, andare allo stadio e sulle rimesse vedere Handanovic che dà la palla a Bastoni o a chi è per lui in difesa e lanciamo lungo per Lukaku. Ma come cazzo è possibile che nessuno si viene a pigliare questo pallone? Facciamo fatica a far girare la palla, siamo lenti e prevedibili. Invece Sensi ti dava quel grado di imprevedibilità, era quel brevilineo nanetto con la palla incollata ai piedi che ti faceva salire la squadra. C'è poco da fare, cazzo. Quindi quell'Inter era Stefano Sensi, e mi spiace dirlo, ma è così. Poi sicuramente la squadra la fanno tutti gli 11 giocatori, ma quello era proprio il cuore, erano i cilindri del motore. Non c'è niente da fare, la verità. E soprattutto andiamo a buttare via un campionato in cui la Juventus gioca male, perché l'ho vista anche in Coppa Italia con il Milan, ragazzi, questa non può essere la Juventus. E ha steccato degli acquisti pure loro, loro hanno steccato gli acquisti quest'anno, non noi, a parte con Lazzaro. E non è possibile non approfittarne in un campionato del genere, non è cazzo possibile. La Lazio è la stessa squadra che l'anno scorso ha fatto 54 punti, quanti cazzo ne hanno fatti? E ti stanno davanti, complimenti. Poi va bene, guardiamo i risultati, siamo terzi a meno 3 dalle Juve, per carità di Dio. Ma quest'anno, cioè, con le carte che avevamo noi, bisognava essere primi, di brutto, perché una stagione così la Juventus difficilmente te la regala l'anno prossimo. Hanno sbagliato gli acquisti, Rabiot, Ramsey, non fanno giocare Khedira, hanno dato via Mandzukic, una serie di cazzate che la Juventus l'anno prossimo non fa, e questi regali, scordiamoceli.
davvero. Invece noi siamo stati capaci di sbagliare anche quelle piccole cose che piano piano ci tornano su per il culo. Il fatto di non aver valutato un secondo portiere all'altezza, o comunque un secondo portiere pronto e preparato, è fatto. Quando si fece male Handanovic, la prima stagione, se non ricordo male, c'era Castellazzi, che non lo fece rimpiangere. Invece no, abbiamo lasciato, davvero, abbiamo lasciato quelle due o tre cose al caso che ci stanno tornando nel culo. E quando lotti per lo scudetto non c'è un cazzo da lasciare al caso, un cazzo di niente. Tutti mi danno contro perché sono incazzato, va bene. Io non sono occasionale, io vado allo stadio tutte le domeniche, coglioni di merda. E non portare a casa lo scudetto quest'anno è una cazzo di vergogna. È una cazzo di vergogna. E lo dico adesso, post Lazio-Inter. Staremo a vedere come va a finire questo campionato. Senza considerare che pure la Coppa Italia, siamo un piede e mezzo fuori, l'abbiamo buttata nel... la stiamo buttando nel cesso pure quella. Vediamo un pochino come va la Coppa UEFA. Ragazzi, se arriviamo alla fine e non abbiamo vinto campionato, Coppa Italia e Coppa UEFA, siamo arrivati secondi, che cazzo di stagione è? Andate a fanculo tutti quanti, va.